Blizzard Thunderbird R15 Limited è uno sci per sciatori esigenti dal punto di vista delle prestazioni, del comfort e dello stile, con un raggio di 15 metri e 70 mm al centro, nella lunghezza di 175 cm. Costruzione con anima in legno True Blend Woodcore per ottenere il flex perfetto, con due strati di Titanal e l'attacco Marker XCEL 12. Gli sci hanno un profilo full camber. Blizzard Thunderbird R15 LTD, davvero divertente, mi sono proprio divertito con questo sci, me lo sono goduto a pieno, sia nelle curve strette che nelle curve ad arco medio piantato a terra, ma allo stesso tempo leggero, quindi molto stabile ma anche confortevole, un po' più in difficoltà nelle curve ampie, però ci sta, non è stato progettato per questo, però davvero complimenti per questo sci. È uno sci che ho trovato fantastico in tutte le condizioni, uno sci che dà molta stabilità, quindi permette sia L7 che L6, ma anche a bassa velocità, quindi in L5 è uno sci che concede molto, uno sci che consiglio a uno sciatore di medio alto livello che vuole migliorare la sua tecnica. Uno sci veramente piacevole, abbastanza preciso in ingresso curva, non è preciso, non ti lascia mai il dubbio di non riuscire a curvare dove vuoi te. È uno sci che però ho trovato abbastanza impegnativo, nel senso che per sfruttarlo al 100% c'è bisogno di un po' di più di sforzo fisico, quindi molto probabilmente per avere una sciata sempre molto vicina al 100% c'è un dispendio energetico grande. Quindi consiglio questo sci a un pubblico L5 L6, uno sciatore che comunque è evoluto con già una buona conduzione. È uno sci molto stabile, che ha tanta sostanza sotto il piede, soprattutto nella parte centrale dello sci. È uno sci che si deve sciare non con gentilezza, secondo me, si deve dare dentro sempre per riuscire a farlo sfruttare al meglio. In quel caso lì riesci a fletterlo bene e lo sci ti segue perfettamente nella curva. L'ho trovato più difficile nello stretto, perché è un po' più complicato da gestire, ma soprattutto molto dispendioso a livello energetico. Secondo me è uno sci che punta a una categoria superiore rispetto a un all-round, vista la struttura e vista la tenuta che ha. Lo consiglio quindi a persone già brave per quanto riguarda la conduzione, quindi da livello 5 o anche 6 a salire. Uno sci molto performante, ho notato, nelle curve molto ampie. Ad esempio nella serpa è un po' più difficile perché è molto rigido come sci. È uno sci che consiglio a sciatori molto esperti, soprattutto tra livello L6 e L7. Veramente uno sci facile in ingresso curva, molto intuitivo, chiude bene, c'è una bella spinta nell'attraversamento del corridoio, se ne hai nelle gambe, se hai il ritmo, ti lascia assolutamente alzare la performance. Nel corto raggio ho dovuto prendere qualche curva per capirlo un po' di più, ma tutto sommato uno sci veramente piacevole, che lo consiglio a una bella gamma di sciatori, sia L6 che L7. Potrebbe essere il materiale giusto, l'attrezzo giusto per provare a fare proprio il salto di livello.